Genoani del multiverso e tifosi di calcio, bentornati su Guardo il Genoa con papà. Oggi parliamo di mercato, quindi delle mosse del Genoa. In questa fase di mercato finalmente c'è stato qualcosa, grazie a Dio ci sono state le prime mosse. Vi chiedo cortesemente, prima di iniziare, perché gli argomenti sono parecchi, un bel like, una bella iscrizione con un'attivazione della campanella, seguiteci, c'è tanta gente che ancora non ci segue, un tifoso di calcio deve rimanere aggiornato, quindi iscriversi, rimanere aggiornati e non perdersi nessun contenuto. Iniziamo immediatamente perché ci sono un sacco di cose di cui parlare, anzi ne approfitto per dirvi subito che tratteremo oggi soprattutto del reparto difesa e centrocampo del Genoa, che ha visto parecchi cambiamenti in questi ultimi giorni. Andremo a sviscerarli un po' tutti. Ci sarà invece un altro video che uscirà presumibilmente domani, quindi rimanete aggiornati appunto sul vice Retegui. Finalmente, probabilmente, c'è un nome e le opzioni sono parecchie. Ma iniziamo subito a parlare del Genoa. Iniziamo innanzitutto a parlare di chi ci saluta, perché il Genoa finalmente ha piazzato alcuni colpi in uscita. Primo tra tutti Bernard Cutlu, che ci ha salutato anticipatamente. Cutlu era arrivato tempo fa dalla Turchia in prestito secco, quindi per l'anno corrente, per l'annata 23-24, è tornato anticipatamente al Galatasaray. Salutiamo Bernard, non ha avuto molto spazio nel Genoa, quindi il prestito termina qui e Cutlu è ritornato in Turchia. Altro prestito che c'è stato in questi giorni, che ormai sembra concluso al 100%, non abbiamo ancora i dati per quanto riguarda le cifre del passaggio, ma sembra che tra lo Spezia e il Bari George Puskas abbia deciso di andare in terra di Puglia. Dovrebbe esserci il trasferimento in questi giorni. La società pugliese si è anche resa partecipe della proposta di sanare e di completare addirittura il riscatto del cartellino del giocatore, quindi può darsi che il prestito si trasformi poi in un prestito conclusivo, quindi con Puskas definitivamente al Bari. Vedremo nei giorni successivi, nei prossimi giorni, che cosa accadrà. Puskas era uno di quei nomi che avevo detto che secondo me erano in questo momento di troppo al Genoa. Non c'è spazio sicuramente per George. Il tempo giocato non è stato dei migliori, le occasioni sbagliate sono state parecchie. Credo che il suo periodo al Genoa sia terminato e sono certo perché Puskas in Serie B ha sempre fatto bene, che al Bari potrà essere molto 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 utile. Lo sarebbe stato anche allo Spezia, il Bari l'ha spuntata. Facciamo un in bocca al lupo a George per il suo proseguio con il Bari. Ma passiamo al prossimo che ci saluta. Jagiel invece sembra destinato ad andare allo Spezia, dovrebbe essere un prestito di 6 mesi, quindi rivedibile e quindi con la possibilità per il giocatore di ritornare al Grifone a giugno, a campionato completato, ma sicuramente Jagiello andrà allo Spezia per completare la seconda parte, il giro di ritorno in Serie B. Io come panchina l'avrei assolutamente tenuto. Il Genoa chiaramente in questo momento ha questo blocco dovuto al mercato per il risanamento dei vecchi debiti di Preziosi, quindi le entrate devono essere maggiori delle uscite, quindi in questo momento c'è bisogno anche di fare mercato in uscita e sicuramente lui era uno dei nomi più papabili per fare cassa, oltre che il grande nome che è stato Dragusin. Sicuramente altri giocatori con qualche milione di euro possono poi essere determinanti per il discorso di acquisto, quindi di entrata. Ma passiamo alle cose interessanti. Finalmente è arrivato un centrocampista che mi piace moltissimo. Boinen dalla Salernitana, ex CSKA, è arrivato alla corte del Grifone. È arrivato ieri, ha fatto le visite mediche, ha già fatto anche un paio di trailer simpatici sulla pagina del Genoa, andateli a vedere sulla pagina ufficiale del Genoa. Boinen mi piace molto, se andate anche a vedere i commenti dei suoi tifosi, dei suoi ex ormai tifosi della Salernitana, è considerato un top player un po' sfortunato perché è stato molto acciaccato nell'ultimo periodo, ha avuto parecchi infortuni. Speriamo che a Genova possa fare molto bene. Sono estremamente motivato dall'arrivo di Boinen, sono sicuro che può essere una pedina estremamente importante per il centro di centrocampo del Genoa. Vedremo soprattutto anche come si innesterà insieme al discorso dei nostri terzini di spinta. A riguardo sono estremamente curioso anche di vedere Spence all'opera, che
sembra inserito già molto bene nel gruppo da quanto si legge. Vi dico personalmente la mia su quello che penso del discorso di Spence: il Tottenham ha capito molto bene il lavoro che è stato fatto con Dragusin, quindi Dragusin, parliamoci chiaro, sia in ambito Juventus all'interno Sampdoria non aveva mai reso o non era mai cresciuto ai livelli di come è cresciuto col Genoa. Sicuramente Dragusin era la perla del mercato del Genoa. Il Genoa ancora non ha un sostituto centralmente in difesa, e poi ci arriveremo per chiudere il video. Ritornando un attimino a Spence, sono sicuro che il Tottenham abbia fatto lo stesso discorso che ha intravisto con Dragusin per Spence. Spence, che ha avuto, si dice, un sacco di problematiche a livello comportamentale e disciplinare in Inghilterra in parecchi team, dal Tottenham al Chelsea al Leeds, sono sicuro che questi problemi comportamentali il Genoa potrebbe risolverli. Il Genoa fa sempre un po' da chioccia, sono sicuro che il Tottenham abbia mandato Diop qui proprio per cercare di recuperarlo al 100%. Vi basti pensare che il prestito è di 10 milioni, quindi non c'è nessun riscatto dopo questi 10 milioni, il giocatore tornerebbe in Inghilterra, il giocatore tornerebbe però in Inghilterra recuperato, quindi in questa circostanza per il proseguo del campionato è un bene che ci sia per noi, ma è un bene anche per il Tottenham, che recupererebbe sicuramente un giocatore di talento. Curiosissimi di vedere questo Spence, ma parliamo anche della difesa. Manca ancora un centrale, o manca ancora comunque un difensore di ruolo, un marcatore di ruolo per sostituire il buon Radu. Il nome più pressante che si fa in questo momento è quello di Ostigar. Il Napoli sembra interessato, come si dice, a valutare il prestito di Østergaard. Il Genoa è stato disponibile a dare una cifra con un gap compreso dai 5 ai 7 milioni di euro, ma sembra esserci un freno alla trattativa in questo momento perché il Napoli vuole prima un rimpiazzo per Østergaard. Østergaard che comunque a Napoli non gioca da qualcosa, se non ricordo male, intorno alla metà di dicembre. Quindi sicuramente farebbe bene al ragazzo anche una nuova casa, una nuova maglia dove potersi esprimere, perché probabilmente al Napoli non c'è spazio. Vedremo nelle prossime ore se ci sarà finalmente questa chiusura della trattativa. Sarei molto contento di Østergaard, mi piace molto, piace molto anche al Genoa, è già stato anche al Genoa e ai genuani, quindi, e vedremo nelle prossime ore se riusciremo a portarcelo a casa. Bene ragazzi, io per ora vi saluto con queste news di campionato di queste ultime ore, ci risentiamo a breve, tra un po' di ore, per il prossimo video, dove invece parleremo soltanto dell'attacco, quindi del vice Retegui. Quindi iscrivetevi al canale in maniera da non perdervi questo contenuto in arrivo, e noi ci vediamo anche per i prossimi contenuti, sempre qui su Guardo il Genoa con Papà.